Bentornati sul mio canale. Stamattina è lunedì mattina, io sto andando a lavoro, sono ferma ancora e oggi è il compleanno di Alessandro, quindi questa settimana volevo iniziare un vlog perché abbiamo appunto sarà una settimana normalissima, avremo si sistemerà la festa con i parenti e poi la festa sabato prossimo sabato con i suoi amichetti di scuola e quindi volevo anche farvi vedere quello che abbiamo fatto nei giorni scorsi, perché questo weekend, grazie anche al bel tempo, siamo riusciti a fare a sistemare, insomma, a dare una sistemata ai due garage che abbiamo. Uno è più quello, diciamo, da ripostiglio, mentre l'altro è quello che usiamo per la macchina. Però appunto quello che viene usato per la macchina alla fine non è principale, cioè abbastanza vuoto. Ho deciso di dargli una ripulita, anche perché gli abbiamo regalato per il compleanno il tappeto elastico, come lo chiama lui, il salta-salta, perché Ale diventa matto per il tappeto elastico e quindi abbiamo deciso di regalargliene uno da tenere a casa, così al suo personale salta salta, almeno anche per la festa appunto si può divertire con i suoi amichetti. E ovviamente quando poi mi è venuto in mente di riprendere la prima parte grossa dello svuotare, andare in discarica eccetera, l'avevamo già fatta, quindi alla fine c'è solo, diciamo, la seconda parte quando iniziamo a dare una ripulita al secondo box. Però l'idea è quella di trasformarla, diciamo, in una sorta di tavernetta che poi non sarà fissa perché ovviamente abbiamo comunque da mettere giù le macchine, quindi non lo usiamo comunque per mettere giù le macchine, quindi in realtà sarà all'occorrenza anche uno spazio per fare le feste, anche perché comunque è bello grande e quindi sarà comodo per eventualmente fare le feste, soprattutto nel periodo, diciamo, primavera-estate, perché è quello dove non serve il riscaldamento alla fine, quindi sia il compleanno di Ale, il mio compleanno, eccetera, l'idea è quello, ma anche Pasquetta, eccetera, l'idea è quello di utilizzare appunto questo spazio. Calcolate che principalmente i lavori li abbiamo fatti sabato, perché sabato mattina ci siamo dedicati a quello, poi c'è stata sono venuti i miei suoceri, ci hanno dato una grossa mano sia con i bambini che a fare appunto questi lavori pesanti e quindi abbiamo fatto due giri in discarica, abbiamo buttato via un sacco di cose, tra cui anche la cameretta vecchia dei bambini, perché alla fine era rimasta lì, lavendo, non lavendo, di qua di là, poi alcuni pezzi li avevamo usati, non era più completa, quindi alla fine non l'abbiamo più venduta, l'avevamo tenuta smontata in cameretta, smontata, scusate, in garage, e quindi comunque diciamo che alla fine c'era tanto accumulo seriale e di roba che alla fine non avremmo mai più utilizzato. E allora abbiamo deciso di fare appunto questi due giri in discarica. Poi dopo pomeriggio abbiamo iniziato invece la parte di pulizia dell'altro garage. Abbiamo dato una grossa pulita e abbiamo iniziato ad imbiancare. Quindi vi metto un po' di queste clip. Abbiamo anche montato il salta salta. Vi metto un po' di queste clip così almeno vedete un attimino a che punto siamo arrivati, perché poi domenica, ieri, avevamo due compleanni, quindi non abbiamo dedicato granché al progetto giardino. E adesso l'idea è quella, nel corso di questa settimana, se il tempo ci assiste, di ultimare la parte di imbiancatura del garage. Iniziamo a sistemare un po' le cose per il compleanno e finiamo di tagliare l'erba giù in cortile. Quindi adesso vediamo, perché poi sabato pomeriggio, come vi dicevo, c'è la festa. Quindi entro sabato mattina deve essere tutto finito e forse vorremmo fare un altro giro in discarica sabato mattina, tra venerdì pomeriggio, adesso non so se è aperta, o sabato mattina. È stato anche abbastanza liberatorio, devo dire, andare in discarica. Io non c'ero mai stata, c'erano sempre andati i miei genitori, io, mio marito, così, io non c'ero mai stata. E devo dire che è stato anche abbastanza liberatorio, perché comunque poi c'era tutto in ordine e le cose sono tante, perché per noi che i miei genitori abbiamo entrambi la roulotte, e quindi diciamo che il box, il primo box, è quello più,
di appoggio di tutte le cose che magari non teniamo caricate su, ho ancora il lettino, il fasciatoio dei bambini, perché appunto non si può mai sapere, diciamo che quello è quello dove andiamo ad appoggiarci come ripostiglio, e così poi ci possiamo dedicare al giardino e alla sistemazione del giardino. Quindi niente, vi lascio le clip così non mi dilungo oltre. E io vado al lavoro e ci vediamo dopo che organizziamo la festa di Alex. Allora, sono tornata a casa, sono quasi le 7, fra un'ora e mezza arriveranno tutti quanti. Io ho già fatto la torta, non sono riuscita a riprendere perché praticamente sono arrivata a casa subito, subito mi sono messa a fare le cose. Quindi la torta è in forno, praticamente boh, mancherà 5 minuti. Qui abbiamo già tutte le patatine da poi travasare nelle varie ciotole. Adesso mio marito è andato al Bennett a prendere la pizza perché abbiamo ordinato una teglia di pizza e una teglia di focaccia. Quindi mio marito è andato al Bennett a prenotare, no, a ritirare la pizza e la focaccia, e gli ho detto di vedere ancora se trova per caso quelle teglie usa e getta, qualcosa da poter anche lavare, però che non siano le insalatiere, perché non le ho tutte uguali, quindi qualcosa che sia simile, un po' tutto uguale, in modo da usarle anche sabato poi alla festa con gli amichetti, e quindi poi le andiamo a travasare. Qui ho la mia amata Tineco che mi ha dato una super mano perché ho già lavato i pavimenti, ho lavato i bagni. Adesso, infatti anche qui come vedete si sta asciugando. La cameretta, ecco, sta suonando il timer della torta. La cameretta l'ho già lavata anche questa. Devo solo andare a risistemare un attimino le scrivanie, ma è tutto a posto. Nel frattempo devo anche finire di sistemare questi, che sono panni che ho ritirato ieri, ma che non ho potuto mettere via perché i bimbi dormivano e quindi non ce l'ho fatta. E niente, quindi adesso finisco di mettere le cose. Nel frattempo, beh, ovviamente, brutto mal di testa perché quando c'è da fare qualcosa. Vuoi non avere mal di testa? Posso io non avere mal di testa? Assolutamente no. E niente, quindi adesso devo andare a risistemare anche un attimino qua, perché queste sono le caramelle che abbiamo preparato per portarle oggi a scuola, e ci sono anche quelle per la festa di sabato, quindi devo andare un po' a mettere a posto perché poi ieri, come vi ho detto, sono stati fuori tutto il giorno. Vi faccio vedere anche che carina la coroncina che gli hanno fatto a scuola. Qui c'è Sammy che è appena salito, guardate che carina la coroncina con scritto, aspettate che la tengo aperta così, 15 aprile. Buon compleanno Alessandro, quindi molto molto carucce. La sua coroncina magari gliela faccio mettere dopo se se la vuole mettere. E dicevo, quindi adesso andiamo a vedere la torta prima che si bruci, ci manca solo che brucio la torta. E poi c'è anche l'invito, apri il forno per favore Sammy. C'è anche l'invito per la festa della mamma, scusate, c'è anche Rocky Paladino. Cioè, mi hanno portato alla scuola anche l'invito per la festa della mamma, hanno organizzato una merenda, mi sposto. Come dicevo, hanno organizzato una merenda per la festa della mamma, ma noi non ci saremo perché saremo via per un matrimonio, poi anche lì farò un altro vlog. Nel frattempo vi faccio anche vedere che gli ho fatto la lavagnetta con tutti tanti auguri Alex, che questa mattina se l'è trovata. E niente, adesso andiamo a vedere la torta e poi vado avanti a sistemare. Scusate, chiudo perché sennò Roy non mi fa parlare. Aggiornamento delle 8 meno 10. Ho pulito anche il divano, dato la pappa a Roy, dato una spolverata generale, pulito i pavimenti, tutto a posto, la torta è pronta. Mio marito è arrivato con pizza e focaccia. E niente, adesso ci mettiamo a cioè a mettere su un po' le cose che ha preso Alex, tirare fuori un po' le decorazioni e niente, poi mi cambio e mi sistemo perché devo rinfrescarmi che fa già caldissimo. Quindi poi vi metterò sicuramente qualche foto, non credo di riuscire poi più a riprendere perché comunque poi arriveranno tutte le persone, eccetera, quindi per privacy non metterò. Non farò il video, però vi metterò comunque le foto e niente, ci aggiorniamo poi nei prossimi giorni.
Allora, eccoci arrivati a martedì. Io sono in macchina, sto andando a lavoro, è martedì mattina e praticamente ora sono ferma al semaforo. Ieri abbiamo fatto la festa, alla fine dai, tutto sommato è andato bene, a parte un po' di tragedie da bambini sul finale. Alessandro era parecchio stanco e quindi quando è stanco è un po' intrattabile, però tutto sommato è andato bene. E niente, adesso vado a lavoro, poi stasera lì vanno a prendere i miei suoceri a scuola, che mio marito va in ufficio, che per fortuna è riuscito a spostare la giornata di rientro in ufficio a oggi anziché ieri, così ieri è rimasto a casa e ha iniziato a dare una sistemata. Poi adesso vediamo se vado a prenderli io o va a prendere mio marito, perché poi Samuele ha anche tennis oggi pomeriggio, quindi in realtà vediamo, non lo so. In questi giorni ci dovremo portare avanti con i preparativi per la festa con i compagni. I sacchettini li ho già fatti, dobbiamo solo andare a prendere i regalini da lasciare, nel senso che ho fatto i sacchettini con le caramelle, però devo ancora fare il regalino. Adesso vediamo, perché ho le bolle di sapone da riempire, ho i contenitori, i flaconcini delle bolle di sapone, devo riempirli, quindi mi sa che uso quelli da dare ai bimbi. Sono quelle piccoline portatili bellissime e con tutte le formine sul tappo. Devo solo riempirle con la soluzione, che però l'unica cosa, forse devo prendere un'altra soluzione, da un altro flacone da 1 litro su Amazon, perché l'anno scorso le avevo preso tutte le formine per fare le bolle di sapone e si erano divertiti un sacco, quindi mi sa che un po' quello, un po' la cucina, un po' i giochi, un po' il salta salta, insomma la festa andrà avanti così. Faremo sicuramente magari anche dei giochi tipo strega comanda color, piuttosto che il gioco del giornale, eccetera, ma ovviamente se il tempo non dovesse essere bellissimo saremo più al riparo e quindi questi giochi poi non si possono fare. E altra cosa che devo assolutamente fare, non so se ieri ve l'ho detto, è quella di provare l'abito per il matrimonio che ho a maggio, che quello devo farlo, devo tirare, solo che ieri non ho avuto proprio tempo, in più devo anche chiamare il veterinario per iniziare a fare la profilassi a Roy. Adesso devo provare a sentire, perché ne hanno aperto uno più vicino a casa dove posso andare anche a piedi, e quindi siccome Roy non è molto abituato ad andare in macchina, preferisco fare la passeggiata a piedi e portarlo, tanto non è tanto lontano, in modo che anche lui sia più sereno. Devo dire che è bravo, anche quando andiamo dal veterinario, non è assolutamente un cane che si agita, morde, fa, disfa, cioè è proprio tranquillo, però insomma preferisco comunque non portarlo in macchina, anche perché da sola con lui in macchina diventa complicato, quindi preferisco prendere un veterinario più vicino, dove posso andare anche comunque a piedi, in modo che qualora mio marito non potesse venire con me, comunque si può andare anche da soli a piedi e via, perché in macchina Roy, ripeto, non essendo molto abituato, un po' gli dà fastidio e magari si muove troppo ed è pericoloso. Anche se comunque gli metto la cintura, quella apposta per i cagnolini, eccetera, però da sola preferisco evitare di andarci in macchina. Niente, vado a lavoro e vi auguro una buona giornata e noi ci aggiorniamo, non so se già stasera o domani. Allora, sono le 6:15. Io sono appena uscita da lavoro, sto tornando a casa. Che caldo pazzesco! Stamattina sembrava fosse coperto il tempo. Io spero che voi mi sentiate in tutto ciò, che non vi stia facendo venire il mal di mare più che altro, e che mi sentiate, perché ovviamente sto guidando, quindi, ma non, se no non riuscirei a girare. Cioè, mi sono resa conto che onestamente, quando si dice parte una settimana che sembrava tranquilla, no? A parte il discorso di ieri del compleanno, sembrava una settimana abbastanza tranquilla, invece no, perché ovviamente la vita è imprevedibile, ci sono sempre delle cose che vengono fuori da fare, quindi alla fine mi sono resa conto che forse l'unica soluzione è farvi questi vlog così giornalieri, in modo da, o settimanali o comunque dei weekend, in modo da continuare a pubblicare qualcosa, perché altrimenti se aspetto di avere magari un avvenimento particolare o delle cose dedicate, insomma,
per fare un video unico dedicato a un momento circoscritto, mi rendo conto che probabilmente non ce la faccio a girare, cioè poi non avrei materiale da pubblicarvi, perché comunque in realtà la mia vita è questa, cioè fatta di stasera programmo che devo fare questo, vado a casa e tutto tranquillo, invece poi ci sono mille imprevisti e quindi alla fine non si riesce mai a fare quello che si è pensato di fare all'inizio, quindi alla fine è inutile che sto a programmare troppo, allora dopodomani giro il video, no, accendo la telecamera così genuino come sono, struccata, va bene così e spero che vi faccia piacere. Quindi dicevo, sto tornando a casa, adesso ho sentito mio marito e va lui a prendere i bambini nella mia suocera, quindi io forse, dico forse perché come vi dicevo, ci sono sempre mille imprevisti, dovrei riuscire almeno a fare una macchinata veloce, e visto che comunque c'è ancora, oggi c'è stato un bel tempo, c'è stato il sole quasi tutto il giorno, parecchio vento, ma c'è stato comunque il sole, con i pannelli solari ho immagazzinato parecchia energia e quindi praticamente diciamo che adesso ho le lavatrici e le asciugatrici che riesco a fare quasi gratis, nel senso a parte il consumo di acqua ma di corrente è praticamente a zero quando c'è bel tempo, quindi va benissimo così e riesco già ad attaccare magari un'asciugatrice dopo e portarmi avanti a svuotare le ceste, perché questo weekend, come vi dicevo, ho fatto dei lavori in garage, ma mi sono praticamente tirata su anche delle borse, dei vestiti che avevo scartato di Samuele da riutilizzare per Alessandro quando ho fatto il cambio taglia di Samu. Li ho messi nelle custodie dell'IKEA e sapete che io uso quelle custodie in tessuto d'IKEA e mi ci trovo da Dio. E quindi praticamente avendo scartato quelle... avendo fatto il cambio taglia di Samuele, sono riuscita a tenerle un annetto in garage chiuse e adesso a riutilizzarle per Alessandro. Quindi però ovviamente era tutto da dare una sciacquata e ho fatto tre macchinate in realtà, oggi farò la terza di queste cose, oggi devo fare i bianchi, ieri ho fatto due di neri, cioè degli scuri. E quindi stasera volevo portarmi avanti con quella macchinata lì, però ecco, diciamo che queste tre lavatrici mi stanno lasciando indietro con le cose di uso quotidiano e quindi ne approfitto anche durante le serate per fare lavatrici almeno anche un paio al giorno, perché altrimenti mi si accumula troppa roba e non mi piace. Nel frattempo però mi voglio mettere un po' sul divano, perché ieri non mi sono fermata fino praticamente a quasi mezzanotte, dalla mattina fino a mezzanotte. Il weekend ci eravamo ammazzati a fare questi lavori e poi domenica siamo andati avanti con i lavori e poi siamo stati fuori fino a sera, poi perché abbiamo avuto due feste di compleanno, quindi non mi sono proprio riposata e ho bisogno proprio di rilassarmi 10 minuti almeno sul divano, perché non ce la posso fare. E giovedì invece mi ha dato appuntamento il veterinario per cominciare la profilassi per pulci, zecche, zanzare eccetera eccetera per Roy. Sì, venerdì, col fatto che esco alle 4:30, in realtà devo anche andarmi a ritirare il motorino, perché mi hanno chiamato dal negozio dove l'ho preso, che hanno anche l'officina, e praticamente devo andarlo a prendere perché era uscita. Io ho preso il motorino elettrico l'anno scorso perché la strada che faccio è trafficatissima, sono pochissimi chilometri che mi dividono dal lavoro, ma è super trafficata, però almeno posso andare nel periodo estivo, comunque primaverile, estivo, autunnale, finché c'è bel tempo, insomma posso approfittare per andare in scooter. Solo che quest'anno, quando siamo andati a riaccenderlo, ci siamo accorti che è uscita una spia e non partiva, e quindi adesso abbiamo dovuto chiamare il carro attrezzi, che è venuto a prenderlo a casa e poi l'hanno portato in officina ed è finalmente pronto, quindi adesso me lo posso anche utilizzare. Bene, io vi saluto e vediamo se poi riesco a girare ancora qualcosa o se ci rivediamo poi domani o dopodomani, insomma non so, sarà un po' così come viene, insomma, questo vlog. Spero vi faccia comunque piacere. Allora, sono le 7:30, sono appena andata ad attaccare l'asciugatrice perché ha finito la lavatrice che ho attaccato prima
ho attaccato appunto appena arrivata a casa. Adesso vado a fare un'altra macchinata con gli scuri, perché come vi dicevo ho finito di lavare tutte le cose che avevo recuperato. Nel frattempo ho guardato, ho sulla maglietta quella di che avevo preso su Shein, che ha questo decoro a farfalla che mi piace tantissimo sulla schiena. Cioè adesso vado ad attaccare la lavatrice nuova. Nel frattempo ho già fatto partire l'asciugatrice. C'è un vento pazzesco, ragazzi, pazzesco fuori. Per cena, allora, intanto attacchiamo la lavatrice insieme e dopo vi dico cosa mangeremo a cena. Ok, dicevo, per cena andremo a mangiare, adesso vi faccio vedere cosa c'è rimasto. Praticamente c'è rimasta una busta intera di focaccine, un po' alla giornata a mia sorella, e poi praticamente abbiamo un vassoio pieno di panini che ha fatto mio zio, e in teoria forse l'hanno anche già, e poi abbiamo anche un'altra mezza busta di pizzette. Quindi per cena mangeremo così, con l'affettato. Mi sono rimaste un sacco di cose. Lì vedete anche la torta, perché comunque eravamo un po' tutti pieni, abbiamo fatto delle fettine abbastanza piccole e quindi lì è rimasta praticamente un po' di torta da finire. La stanno mangiando i bimbi a colazione. E basta, adesso c'è un sole pazzesco e niente, adesso porto giù Roy perché alla fine non mi ha chiesto di scendere, quindi lui è bravissimo perché lui va qui, lui va in questo mobiletto, vedete qua ci sono i cassetti, e lui praticamente quando deve andare giù va a schiacciare, qui e apre il cassetto e ci fa capire che ha bisogno di scendere, quindi adesso lo porto giù perché comunque preferisco che faccia i bisogni adesso e poi magari stasera prima di dormire lo porto a far solo pipì, e quindi adesso lo porto giù, poi gli do la pappa e poi mangiamo anche noi, tanto comunque mangiamo freddo, diciamo, quindi non ci interessa più di tanto, magari scaldo giusto la pizza per che è più buona, un po' caldina, e niente. Adesso vado giù con Rai e niente, noi ci vediamo domani.